un po' l'ombra creata sulla schiuma del mare. È più o meno questo andamento. Qui praticamente resta così. Ok. Bagnato un po' il pennello, mi sa che è troppo. Prendiamo meno acqua, disegniamo a schiuma sotto l'onda. È un misto di blu cobalto, bianco e un po' di violetto. Ovviamente qui bisogna stare attenti perché c'è la forma dell'acqua. La forma dell'acqua. Quindi bisogna già cominciare a crearla. Questa onda va così, scende e poi risale ed è completamente in ombra perché c'è sopra l'onda. Facciamo qualche linea che vada, che derivi dall'onda sopra. Anche qua, che piccola zona anche da questa parte. Pochissima. E qua è più in luce. Vado ad aggiungere altre ombre dove è necessario, sotto l'onda. Qui ad esempio
che c'è l'onda che sale un po' qua. Questo poi sarà più bianco. Questo poi scende un po' di qua. Qui c'è un'altra onda che risale. Messo un po' di acqua, il colore. Questi li abbiamo visti. Anche sulla cresta dell'onda c'è questo violetto, quest'ombra. In alcune zone più o meno nelle altre. Anche nella parte superiore un po' di violetto ci sta. Qui sto lavorando con i bianchi e con i violetti da questa parte, tutto lungo la cresta. Infatti ho aggiunto questo violetto. Anche qui c'è una parte di violetto, al centro. Allora, questo è troppo chiaro, lo vediamo. Allora, continuiamo. Bianco e violetto, bianco e violetto. Ho aggiunto, seguito questo lavoro, alcune parti qua di lo scuro verdastro a modulare queste onde scendono, sono sopra e anche dei bianchi qui, ho rafforzato dei bianchi qui su questa parte.
questa parte, che qua, qua alcuni spruzzi ancora e basta. Utilizzando il colore Gianne, giallo primario e bianco, ottengo questo azzurro chiaro, verdastro, quasi turchese, che va applicato in queste zone qua, sotto l'onda. In seguito sarà applicato invece un verde scuro. Queste sono piccole onde sotto all'onda più grande. Ho preso dell'acqua per sfumare un po'. Questa in effetti non esiste, questa acqua. Questo in pratica dovrebbe andare in questo modo. Adesso prendiamo sempre quel verde, dicevo, gianne, giallo primario, in modo da formare un verde scuro con l'aggiunta di violetto. Vediamo che succede. Aggiungo più bianco, quindi dal verde scuro vado a finire il bianco. Cioè schiarisco man mano vado sotto l'ombra dell'onda. Qui diventa più azzurro, che aggiungo del cian al bianco. Mi creo l'azzurro. Dove è necessario. Aggiungo di nuovo stesso verde, cian con giallo primario, più un'aggiunta di verde smeraldo, che rende più scuro il colore. E vado a dipingere questa zona qui di verde scuro. Sembra troppo scuro. Aggiungiamo del bianco, del giallo, dipende.
po' di bianco e giallo e lo schiariamo un po', facciamo diventare verde, non troppo chiaro. Anche qui c'è questo verdastro giallo, azzurro verdastro. Invece va scurito, va scurito addirittura con un po' di rosso in complementare. Vediamo. Troppo, i tubetti si devono chiudere. Ecco qua il rosso. Il rosso complementare al verde smeraldo mi produce questo scuro. Questo poi va sistemato. Ce n'è anche qua una parte. Mettiamo un po' di verde. Che essendo questa parte in luce, queste onde qui sono illuminate di bianco. Mettiamo un po' di verde, schiariamo un po' qui. L'andamento è così dell'onda. Poi fino a qua. E anche verde, c'è questo verde scuro fino a qua, miscelato al chiaro. Qui è sempre scuro. Scuro nel senso di blu di cian e un po' di bianco sporco con giallo che va a uscire con l'azzurro. Ok.